Salve ragazzi, buon venerdì e bentornati a Video Game News, il TG di Every Eye che due volte a settimana vi aggiorna sulle notizie più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi con Square Enix. Il publisher nipponico ha svelato qualche giorno fa l'edizione retail di Life is Strange, apprezzata avventura grafica di Dontnod Games, che sarà disponibile nel nostro paese a partire dal 22 gennaio 2016. Questa versione comprende, oltre i 5 episodi già pubblicati in via digitale, anche i commenti dei Game Director, un artbook di 32 pagine, 14 brani della colonna sonora e 8 del compositore Jonathan Morali. Ma la novità più importante riguarda sicuramente la lingua. Finalmente Life is Strange supporterà i sottotitoli in italiano, consentendo anche ai non anglofoni di vivere l'appassionante storia di Max Caulfield e Chloe Price. Sony Computer Entertainment ha annunciato nelle scorse ore le date d'uscita delle versioni PlayStation 4 di Beyond Two Souls ed Heavy Rain, nonché della collection che includerà entrambe le produzioni di Quantic Dream. Per essere più precisi, Beyond sarà disponibile a partire da giovedì 26 novembre sul PlayStation Store europeo a 29,99€, mentre Heavy Rain arriverà il 2 marzo 2016, presumibilmente allo stesso prezzo, ma con uno sconto speciale per gli utenti che avranno già comprato il titolo precedente. Sempre da questa data verrà pubblicata anche la collection che includerà i due titoli in formato retail, ovviamente soltanto su PlayStation 4. Dopo il grande successo riscosso su PC in versione Early Access, Ark Survival Evolved è finalmente pronto a debuttare anche sulle console dell'attuale generazione, e in particolare su Xbox One. In un messaggio pubblicato su Steam, infatti, lo studio Wildcard ha dichiarato che il gioco per la console di Microsoft è imminente e i giocatori iscritti al programma preview saranno in grado di testare il titolo entro la fine di quest'anno. Vi ricordiamo che Ark Survival Evolved è scaricabile su PC, Mac e Linux e che la versione definitiva uscirà entro il mese di giugno 2016 anche su PlayStation 4. In una precedente edizione del nostro TG vi avevamo parlato della possibilità di vedere Dragon Quest Heroes anche su PC, dopo un breve periodo di esclusiva temporale su PlayStation 4. Nella giornata di ieri Square Enix ha confermato ufficialmente la notizia, dichiarando che il divertente action RPG di Omega Force verrà pubblicato su Steam in Europa e nei territori PAL dal 3 dicembre di quest'anno. Prenotando adesso il titolo, i giocatori avranno diritto a ben 13 contenuti aggiuntivi inclusi nella Slime Edition per PS4 e col pre-order verrà garantito anche uno sconto del 10% sul prezzo finale di 49,99€. Si tratta certamente di un'ottima notizia per gli utenti PC che avranno la possibilità di provare uno dei musou più divertenti e appassionanti degli ultimi anni ed assaporare nuovamente lo stile grafico di Akira Toriyama, che da sempre ha contraddistinto i titoli della saga ruolistica. Sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu sono stati annunciati ufficialmente due titoli in esclusiva su PlayStation 4. Valkyria Azure Revolution e Valkyria Chronicles Remaster. Il primo è il nuovo episodio ufficiale dell'eccezionale saga di JRPG, mentre il secondo è un'edizione rimasterizzata del primo capitolo in dirittura d'arrivo sulla console di Sony il 10 febbraio in Giappone, che includerà una demo di Azure Revolution e tutti i DLC già pubblicati. Purtroppo non è stata menzionata un'ipotetica localizzazione occidentale del gioco, anche se di recente il marchio di Valkyria Azure Revolution è stato registrato negli Stati Uniti, facendo presagire una possibile apertura verso il nostro mercato. In ogni caso ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, quindi rimanete con noi per non perdervi nessun aggiornamento sulla questione. Harmonix ha annunciato che a partire dall'8 dicembre darà il via al piano di supporto per Rock Band 4, tramite il quale la Software House aggiornerà il proprio titolo a cadenza mensile. Steve Janiak, il CEO della compagnia, ha dichiarato sin da subito che il quarto capitolo della serie sarebbe stato l'unico in arrivo per questa generazione di console e per questo motivo verrà sostenuto regolarmente grazie alla pubblicazione di aggiornamenti minori e contenuti di maggior rilievo. L'update gratuito di dicembre riguarderà il lato social e competitivo del gioco, aggiungendo un nuovo sistema per la modalità online competitiva chiamato Score Challenge, grazie al quale gli utenti potranno sfidarsi in tempo reale in competizioni a punteggio. E anche l'edizione di oggi termina con le top e flop news. Il top di oggi non possiamo che segnarlo a Konami. La compagnia ha annunciato che, a titolo di ringraziamento per tutti coloro che continuano a supportare il franchise di Pro Evolution, offrirà gratuitamente il prossimo contenuto UEFA Euro 2016 a tutti i possessori di PES 2016, anche allo scopo di sottolineare il suo impegno nell'offrire il miglior servizio possibile alla fanbase. Questi ultimi mesi infatti sono stati molto difficili per gli appassionati, che hanno dovuto sopportare una pubblicazione irregolare dei data pack e la mancanza di alcuni contenuti attesi da molto tempo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sul contenuto in questione all'inizio dell'anno prossimo, quindi non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire tutte le novità su UEFA Euro 2016. Il flop odierno spetta di diritto a Square Enix. Con un messaggio pubblicato sul sito web del gioco, David Anfossi di Eidos Montreal ha confermato che la data d'uscita di Deus Ex Mankind Divided è stata posticipata al prossimo agosto.
Lo sviluppatore ha spiegato che la scelta di rimandare di 6 mesi il debutto del gioco è dovuta alla necessità di maggior tempo da dedicare alla post-produzione del titolo, in modo da poter soddisfare le aspettative degli appassionati che non vedono l'ora di poter provare un progetto qualitativamente ottimo in tutte le sue sfaccettature. Per giocare le ultime avventure di Adam Jensen dovremo dunque attendere il 23 agosto 2016, sempre su PC, PlayStation 4 ed Xbox One. E con questo anche per l'edizione di oggi era tutto, noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo martedì. Ciao!